senti questa voce. Chi canta il mio amore? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai, puntata numero 119 qui su Radio Biancorossa. Buon martedì 2 aprile. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, dopo una giornata di riposo, il Bari torna ad allenarsi questo pomeriggio, ma qui su Radio Biancorossa, come ogni martedì, ci occupiamo anche di partite memorabili della nostra squadra del cuore. Martedì scorso abbiamo rivissuto Bari-Atalanta 4-1 del campionato 2009-2010 insieme ad Emanuel Benito Rivas. Quest'oggi sarà il turno di un'altra grande partita, Trapani-Bari 3-4, e lo faremo insieme ad un protagonista della gara, nonché al marcatore del appunto primo gol del Bari, Marco Romizzi. E allora, non sarò solo quest'oggi, con me al mio fianco anche questo martedì Luca Deleteris. Ciao Luca. Eccoci qua, buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Radioascoltatori che possono interagire da subito con noi, potete chiamarci al 388 636 3965, ripeto 388 636 3965, oppure potete inviarci i vostri messaggi al 392 579 3945, ripeto 392 579 3945. E allora partiamo subito col sondaggio, con i sondaggi del martedì. Ovviamente il primo è quello dedicato alla partita memorabile. Dateci qualche input per qualche partita memorabile da rivivere qui su Radio Biancorossa. E poi il sondaggio un po' strano, quello odierno, magari potrebbe sembrare una domanda un po' banale, però dietro si nascondono tanti dettagli da poter mettere in evidenza. La domanda è questa: secondo voi la promozione in Serie C va festeggiata oppure no? È una domanda magari che potrebbe avere anche la risposta scontata, invece credo, come detto, che dietro a questo interrogativo si nascondono varie sfaccettature che possiamo comunque prendere in considerazione. Siamo in Serie D, questa è una categoria che mai avremmo immaginato di disputare. Abbiamo dovuto subire tantissime umiliazioni. Io credo che la tifoseria del Bari abbia subito cosa che nessuna tifoseria al mondo. Quest'anno altro genere di umiliazioni, mi riferisco purtroppo, non per colpa loro, però i campi dove abbiamo giocato, insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori, e il campionato deve ancora finire. Quindi la logica suggerirebbe, insomma, di tapparci il naso, vincere questo campionato, far finta che nulla sia accaduto e pensare alla Serie C, perché Bari non è ovviamente una piazza da Serie D. Una piazza che ha disputato più di 30 campionati in Serie A, che rappresenta una delle città più importanti del sud, non può in teoria festeggiare una promozione dalla Serie D alla Serie C. Però questo campionato comunque resterà negli annali del calcio biancorosso, sperando che resti unico. E magari tra 50 anni i nostri figli diranno: ma ti ricordi il Bari in Serie D? È comunque un campionato storico, amaro, ma storico, soprattutto il primo campionato targato De Laurentiis, una proprietà che per tanti anni abbiamo sognato e che speriamo possa darci un futuro glorioso. Quindi io dico sì, io dico che la vittoria di questo campionato vada festeggiato per i motivi appena citati, ma anche, ne aggiungo un altro, per dare meriti a chi questo campionato l'ha vinto. Quindi parlo della società del Bari, dello staff tecnico, dei calciatori, che comunque non è stata una passeggiata, i loro sforzi li hanno fatti, quindi giusto festeggiare chi c'entra un obiettivo, anche se di Serie D. Ovviamente festeggiare, ma senza trionfalismi, perché insomma, alla fine, vista anche la squadra allestita, era quasi un atto dovuto. Luca. Beh sì, un atto dovuto, ma credo sia giusto, ecco, riconoscere i meriti comunque sia alla società sia ai calciatori, che bene o male stanno raggiungendo questo traguardo. Quindi personalmente credo sia giusto festeggiare, ovviamente in maniera sobria, nel senso che faremo certi pullman non immagino diciamo le 100.000 persone in piazza, ecco, a festeggiare, a fare i caroselli, questo sicuramente no, però credo, ecco, che un po' di emozione è giusto che ci sia, si festeggia, ecco, in maniera
maniera molto moderata, però è giusto, insomma, rendere merito. Intanto c'è già un primo messaggio, c'è Carlo che ci scrive: vorrei rivivere Lazio-Bari 0-2 del 2010, io festeggerò in maniera moderata. Lazio-Bari che, per quanto mi riguarda, è non al Varez, può essere? Sì, è una partita che ho vissuto molto ci da vicino. Stiamo lavorando. Ero presente nel settore ospiti dell'Olimpico quel giorno. Ci stiamo lavorando. Diciamo che voi, ora e chiudo una piccolissima parentesi, voi ovviamente ascoltate le interviste in diretta, registrate, quelle già fatte, però voi non avete idea di cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro? Io vi racconto un piccolo aneddoto, non c'entra niente con la trasmissione. Per l'intervista a Bascia ci ho impiegato un mese per farla, perché lui è in Grecia, bisognava chiedere l'autorizzazione alla società, ovviamente questi qua parlavano in greco, ho dovuto fare traduzioni, non avete per mettermi in contatto con l'Aris Salonico, con l'addetto stampa, vabbè, non vi racconto il resto, ovviamente niente, sono stati disponibilissimi, niente da dire, però cioè voi ascoltate l'intervista completa, però non sapete cosa c'è dietro. Quindi anche ora, parlando di Lazio Bari, ci sto lavorando, sono dietro a un calciatore da parecchio tempo, speriamo di riuscire ad avere l'ok, diciamo così, cerchiamo di concretizzare. Allora, vediamo, aspettiamo qualche risposta, qualche commento su questo festeggiare o meno la Serie D del Bari. Io personalmente già quest'anno ho esultato veramente a pochissimi gol del Bari, quindi non venitemi a chiedere o a dire che dovevo festeggiare per la vittoria della Serie D. Ma festeggiato, vanno onorati i ragazzi che hanno conquistato questo traguardo, però ovviamente già l'anno prossimo, Luca, se riusciamo a vincere il campionato di Serie C, lì la festa ci potrebbe stare. Ma sì, assolutamente, perché è chiaro che tornando in Serie C si torna nel professionismo, ma insomma la Serie B è un'altra storia, è comunque una categoria molto più vicina a quelle che sono le aspettative di tutti noi, quindi è giustissimo che anche quel salto venga eventualmente festeggiato. Intanto c'è Boris che ci scrive: la promozione in C va festeggiata, l'abbiamo voluta tutti, società, squadra e tifosi, e non è mai semplice vincere. Per quanto mi riguarda, voglio che ora De Laurentiis faccia passi importanti per lo stadio e un centro sportivo, che è importante per la crescita del club. Sì, centro sportivo sì, non se ne è parlato quasi per nulla, però quello sarebbe un'altra cosa da fare, forse prima ancora dello stadio un centro sportivo, ha ragione il nostro radioascoltatore. Intanto Antonio ci scrive: io festeggerò in modo composto, lo dobbiamo a chi ha creduto in noi e chi vuole portare in Serie A questo Bari, e quindi si riferisce immagino alla società, hai ragione, ma è quello che abbiamo detto, si festeggia però in maniera veramente composta, ma va fatta questa mini festa. E ora spazio a qualche news biancorossa, sempre in ottica diciamo futura, quello che potrebbe accadere in Serie C. Il portale Tutto Serie D, che si sta un po' specializzando su quelle che sono le notizie che riguardano il Bari, ha lanciato questa notizia poco fa. In pratica, per la poltrona di nuovo direttore sportivo del Bari ci sarebbero anche i responsabili del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava, che lo ricordo anche come ex calciatore del Napoli, e il direttore generale del Carpi, Stefano Stefanelli. Luca, quanto credi a queste notizie? E invece, quanto pensi che queste notizie possano essere delle semplici equazioni? Tipo, mi devo inventare la notizia, non parlo dei colleghi di tutto Serie D, però mi devo inventare la notizia, vado a vedere dove ha il Napoli, chi potrebbe mettere come direttore sportivo, oppure vado a vedere il Carpi, Scala, dove è stato, quindi fare tutti questi ragionamenti qua, oppure secondo te può essere qualcosa di veritiero Grava e Stefanelli, ripetiamo? Ma credo che per Stefanelli, diciamo, il ragionamento possa essere un po' più semplice, un po' più lineare, quindi il suo nome possa essere un'opzione credibile, in quanto è lo stesso Giuntoli ad essere stato direttore sportivo del Carpi, quindi probabilmente conosce Stefanelli. Il Napoli e Carpi sono società molto legate tra di loro, sappiamo che comunque il mercato del Bari quest'anno è stato gestito in questo modo qui, è stato gestito, diciamo, da Giuntoli, magari non in prima persona, ma comunque da un suo staff, quindi potrebbe essere, ecco, un nome referenziato da parte di Giuntoli stesso. Diciamo che a rigor di logica sono nomi che ci stanno.
Io continuo a pensare che il direttore sportivo sarà Matteo Scala. Non so se sarà così, vedremo un pochino. Secondo me, lancio delle percentuali. Per me Scala, nuovo direttore sportivo all'80%, e Cornacchini confermato al 70%. Così oggi voglio fare un po' di Un percentuali. borsino. Sì, un borsino. Un'altra notizia invece che... No, non è sicuramente una bella notizia, è giunta nella serata di ieri e riguarda l'avviso di conclusioni di indagini e soprattutto alcuni personaggi della S. Bari che risultano indagati e sono Francesco Vinella, Claudio Garzelli, Salvatore Matarrese, Antonio Matarrese e Salvatore Matarrese Senior, oltre che De Bartolomeo, Domenico, socio di minoranza, ricordiamoci, del Bari. L'accusa parla di adempimento delle obbligazioni tributarie non osservato per 55 milioni di euro. In pratica, non hanno pagato le tasse per 55 milioni di euro. Soprattutto condotte depauperative del patrimonio societario in favore della società controllante, la Salvatore Matarrese, quantificate in 12 milioni e mezzo, cioè in pratica spostamenti di somme dal Bari alla Salvatore Matarrese. Tutto questo, secondo l'accusa, avrebbe causato l'indebitamento che ha aggravato in modo irreversibile lo stato di dissesto della società calcistica, destinandola così al fallimento. Ovviamente questo in linea generale è quello che è accaduto. Ovviamente aspettiamo le sentenze, però Luca, ci sono queste indagini, ci sono questi indagati, diciamo che l'accusa è molto molto pesante. È vero, ora abbiamo cambiato registro, nuova società, però se ripensiamo a quello che è successo in quel momento storico e se queste cose verranno comunque, se alla fine la verità sarà questa, diciamo che la rabbia sarebbe veramente tanta. Beh, sì, sarebbe comunque un fatto ovviamente molto grave, giusto come dicevi tu, adesso attendere Certo. l'esito delle indagini senza, diciamo, trarre conclusioni affrettate, aspettare quindi l'esito chiaramente di tutti i procedimenti. Certo è che ovviamente guardandola dal punto di vista dal lato sportivo è insomma triste percepire, ecco, quello che è successo in tutti questi anni, ed è partito tutto da lì fondamentalmente. Quindi tutto quello che è venuto dopo è stata l'immediata conseguenza di quel tipo di gestione. Io ripeto, voglio vedere la sentenza, voglio capire, tra l'altro ora andremo con la rassegna stampa, ci sono anche le dichiarazioni dell'avvocato dei Matarrese che dice delle cose importanti, quindi sono, diciamo, attendista, voglio un pochino capire qual è la situazione, quello che ne verrà fuori, però se le cose stanno così, diciamo, ci sarebbe da essere quantomeno arrabbiati. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it per leggere come i tifosi biancorossi stanno commentando questa notizia. C'è Baby77 che scrive: questo è un avviso di conclusione delle indagini preliminari che porteranno alla richiesta del GIP di rinvio a giudizio. Vuol dire che ci sarà un giudizio penale per aver distratto 12 milioni e mezzo in presenza di un debito verso lo Stato di 50. Non proprio bruscolini. Poi Flaviano: non mi sono mai stati simpatici Matarrese, non li rimpiango in nessun modo, ma prima di emettere i giudizi aspetto le sentenze. Poi Maradona 22 è storia passata e ormai a noi tifosi non dovrebbe interessare. Se qualcuno ha sbagliato dovrà difendersi davanti alla giustizia. Noi facciamo i tifosi e continuiamo a seguire la nostra passione. Quindi i tifosi del Bari su Orgoglio Barese abbastanza, diciamo, un po' come noi, vogliono un pochino aspettare, vogliono un pochino capire qual è la situazione, quindi prima di avventurarsi in giudizi o sentenze. Via alla rassegna stampa. Partiamo da Repubblica che titola Così svuotarono il Bari Calcio, Matarrese indagati per il crack, un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di bancarotta fraudolenta. Ci sono le dichiarazioni dell'avvocato dei Matarrese, Domenico Diterlizzi, nello specifico avvocato di Antonio Matarrese, Salvatore Matarrese, l'ex deputato. Lui dice: aspettiamo di leggere gli articoli del fascicolo, ma sono certo l'impostazione accusatoria non regge. I Matarrese hanno l'ipoteca sui propri beni per questa storia, con il Baricalcio ci hanno soltanto rimesso.
Ecco, questa Luca è la versione, diciamo, dell'avvocato dei Matarrese. Dire che ci hanno solo rimesso, secondo me, è un'esagerazione. Però è anche vero, io questa cosa l'abbiamo detta, letta e sentita più volte, che comunque Matarrese, Vincenzo Matarrese, aveva ipotecato molti beni pur di comunque mandare avanti la S. Bari. Bah, sì, sono stati fatti ovviamente dei sacrifici, perché insomma, comunque 36 anni di gestione non sono mai semplici da condurre, lo abbiamo sperimentato, ho avuto la controprova poi in quello che c'è stato dopo. Sicuramente ci sono state anche delle entrate notevoli. Chiaramente tutta questa situazione speriamo possa essere chiarita il prima possibile, anche per far luce su fatti che, come dicevi tu, ormai non ci toccano più direttamente, però Però riguardano insomma la nostra storia, comunque la nostra realtà. diciamo che se il Bari è finito in Serie D, è vero, colpa di Giancaspro, colpa di Paparesta, però alle origini di tutto ci sono anche i Matarrese, perché loro portarono al fallimento pilotato, che poi insomma, loro introdussero, Antonio Matarrese introdusse Paparesta in società, il fallimento pilotato, insomma, tutto è partito da lì. Quindi diciamo, le colpe iniziali sono comunque dei Matarrese, anche nel fallimento della FC Bari. Questo deve essere comunque ricordato. Qualche altro giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, Bari ormai ci siamo, 5 punti e sarà Serie C. Ma non sarà la prima a far festa. Il Lecco è già stato promosso in Serie C. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, salto in alto, Bari, è il momento di usare la testa, come fa? Iada Resta, fa pure rima. Bravo Franco Cirici, sfrutta il gioco aereo, parte dalla panchina e fa un altro gol vincente. Dovrò essere decisivo per la Serie C. Queste le parole di Iada Resta. Poi Iada Resta anche sul Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido. Bari voleva essere decisivo, da qualche settimana aspettava di tornare al gol. Poi Corriere del Mezzogiorno, che titola, anche qui si parla dei Matarrese. Luca, tornando a quello che si diceva sulla Gazzetta, peccato però non essere i primi, visto che questa è la stagione dei record, peccato Sì. non essere i primi a centrare la promozione in Serie C. Sì, leggevo appunto dell'Lecco che aveva un vantaggio ancora ovviamente più ampio rispetto a quello del Bari, quindi ha stradominato il proprio girone, ed è un peccato, sì, perché ovviamente sarebbe stato bello raggiungere anche questo record. Diciamo che vedremo poi nella pole scudetto se ci troveremo, ecco, ad affrontare anche loro, e vedremo insomma Chi la come andrà. spunterà? Intanto ti vado a leggere un Sì, messaggio vai, vai. di Pasquale, che ci scrive: se penso che nella vicina Cesena, Pasquale ci scrive da Sant'Arcangelo, Sì. stanno soffrendo per salire in C, non possiamo che essere contenti. Ora rinforziamo i quadri societari ad organico e, se possibile, basta con Cornacchini, che toglie ancora una punta per inserire un difensore facendosi schiacciare. In questo è recidivo. Per contenere non bisogna imbottirsi di difensori. Bravo. Hai ragione, l'ha fatto più volte Cornacchini, sposo assolutamente questo concetto. È vero, mettere difensori non vuol dire difendersi meglio. Sono assolutamente d'accordo, l'ho pensato anch'io domenica, quando non ricordo il cambio, qual è stato. Comunque è uscito un giocatore offensivo, ha messo un difensore. Sì, Però concordo. io diciamo che, come dicevo anche ieri, ho ammirato molto il fatto che abbia, tra virgolette, rischiato lasciando Neglia come riferimento a Rimontale. destra. Appunto, poi diciamo, voglio dire, una partita importante secondo me sul 2-1 ci può anche stare, che negli ultimi 5 minuti butti dentro Bianchi e Di Solo che l'ha Cesare. fatto, prendo come esempio quella, la partita con Roccella, dai, è stato Eh sì, proprio, in quel cioè. caso è stato sì, in altri casi assolutamente. Poi quando non hai inferiorità numerica e una squadra così Stai tanto più vincendo. forte, non hai bisogno, ecco, sul 2-0 Bravo. di togliere l'esterno per mettere il Difensore. centrale, insomma. E domenica poteva starci, secondo me. Domenica forse sì, soprattutto perché c'era l'inferiorità numerica, se non Anche sbaglio. se poi, restando soltanto con Iada Resta, comunque negli ultimi 5 minuti il Bari ha fatto fatica a ripartire, a tenere la palla lontana dalla propria area di rigore, quindi per assurdo in certe situazioni si può anche rischiare qualcosina in più. Sì, concordo. E allora, con la rassegna stampa chiudiamo la prima parte di Tanto non capirai, avviamo la seconda parte, quella dedicata alla partita memorabile di questa settimana. L'abbiamo detto, la partita che abbiamo scelto è Trapani-Bari 3-4 del 29 marzo 2014. Riviviamola insieme grazie al servizio Rai dell'epoca.
L'abbraccio felice di Giovanni Loseto ad Alberti e ai giocatori è l'immagine conclusiva più bella di una partita dall'andamento rocambolesco che il Bari ha avuto il merito di condurre vittoriosamente al termine, pur giocando in inferiorità numerica gli ultimi 20 minuti per l'espulsione di Zanon. Il Trapani ha avuto un inizio veemente a fronte di un avvio del Bari a dir poco sonnolento. Primo gol siciliano al quinto, cross di basso per l'ex di turno Junco, stop di petto e palla in rete. Il raddoppio ciolano poco dopo, difesa del Bari a guardare, Ciaramitaro in sacca dopo il duetto con Mancosu. A questo punto però finalmente i biancorossi si svegliano e con Romizzi azzeccano il colpo a sorpresa, il tiro spedisce la palla nell'angolino con Norti ghiacciato tra i pali. I fuochi d'artificio del Bari sono appena iniziati. Nadarevic copre autorevolmente la fascia sinistra e crossa. Galano appostato sul secondo palo sigla il 2-2. Al 36esimo Sciaudone punta l'aria e viene abbattuto nettamente da Ferri. Dagli 11 metri Polenta esplode una battuta imprendibile, 2-3. Gran finale di primo tempo con il Bari padrone del campo. Nadarevic inarrestabile serve Calderoni che va a firmare di prepotenza il poker. Nella ripresa il Bari lascia l'iniziativa ai siciliani, ma dopo un tiro di Ferri, Galano, e questa è l'ultima azione d'attacco dei biancorossi nella ripresa, sfiora il quinto gol. Poco dopo il Trapani accorcia le distanze con Mancosu. I siciliani a questo punto credono alla rimonta, ma il Bari con gli innesti di Ciani e Sabelli al posto di Nadarevic e Galano stringe i denti e porta a casa la terza vittoria esterna, nonostante l'espulsione all'80esimo di Zanon, rosso diretto, per fallo su Junco. E ora grande mobilitazione dei tifosi per domenica prossima alle 12.30. Al San Nicola sono attesi non meno di 30.000 spettatori. Tanto non capirai. E allora queste le emozioni di una delle tante partite memorabili del Bari della remontata, una partita, anzi un primo tempo soprattutto, a dir poco scoppiettante. Per rivivere questa partita nei dettagli siamo in collegamento con uno dei protagonisti di quel match, l'ex centrocampista del Bari, Marco Romizzi. Ciao Marco e benvenuto qui a Tanto non capirai. Ciao Nicola, ciao, un saluto a tutti. Allora Marco, che ricordi hai di quel Trapani-Bari 3-4, un inizio shock, Bari che andò sotto di due gol, poi una grandissima rimonta iniziata tra l'altro con un tuo gol. Sì, diciamo che era una partita, una di quelle che si dice iniziate male, perché vedevamo che in campo eravamo un po' sottotono, che non ci venivano bene le cose e che soprattutto che il Trapani aveva fatto due gol nei primi 20 minuti, quindi in trasferta in un campo difficile non pensavamo magari di poterla rimontare, anche se era un periodo che ci stava venendo tutto bene, ecco. Quindi poi dopo, appunto, come hai detto te, ho trovato quel tiro dalla distanza un po' strano, definiamolo, ecco, ricordiamolo quel gol, Marco, un gol bello, strano, sì. Magari anche il portiere poteva fare qualcosina in più. Sì, esatto, sì, diciamo che mi ha aiutato anche un po' il portiere e poi dopo quel gol, ecco, si è ricreata di nuovo quella scintilla che avevamo in quel periodo della stagione. E Bari che riuscì a fare 4 gol, giusto? Sì, esatto, siamo riusciti a ribaltarla già nel primo tempo, quindi siamo andati 4-2 forse il primo tempo, se non ricordo male. Sì. Poi nella ripresa il terzo gol con Mancosu, se non sbaglio, del Trapani. Esatto. Marco, in quella fase del torneo ci credevate davvero alla Serie A? E poi ti chiedo, insomma, cosa vi permise di trasformare la vostra stagione da normale in meravigliosa? No, io credo che più che credevamo nella Serie A, non ci pensavamo proprio, non pensavamo né al fallimento né alla Serie A, pensavamo solo a divertirci, andare in campo e ci divertivamo a vincere e a giocare le partite. Era un momento che nelle nostre teste non pensavamo a nulla, forse è stata quella proprio la nostra forza, perché c'era più da pensare in negativo che in positivo, anche perché eravamo sotto fallimento con aste andate deserte, quindi senza offerte comunque fino all'ultima, non ci sono state delle offerte. Poi cosa sia successo nelle nostre menti non lo so, cosa sia successo non ne ho proprio idea, però è scattato qualcosa che ci ha liberato di tante pressioni che comunque si portava dietro anche la piazza da anni, anche lo stesso evento che da magari 1000, 2000, 3000 persone allo stadio, una volta portati i libri tribunali ne sono arrivati comunque 15-20 mila, è stato comunque una cosa anche per noi stato, sì, esatto, ci ha portato a compattarci, a volerci levare ancora più soddisfazioni, eravamo tutti ragazzi giovani, quindi ci eravamo esaltati, ecco, in quella situazione.
Ecco, Marco, quando si parla di quel campionato, spesso addetti ai lavori, tifosi, ma anche qualche tuo compagno di squadra, utilizza la parola straordinario, anche in riferimento alle prestazioni dei singoli. Secondo te andarono oltre i reali valori di quella squadra? Ma io penso che alla fine il 90% delle squadre le prestazioni dei singoli siano dovute a una prestazione di squadra. Quindi in quel caso lì c'era un'unione di gioco, di intenti che permetteva a tutti quei singoli di far bene con le proprie caratteristiche. Che magari altri singoli poi negli altri anni non sono riconfermati a quel livello lì. Perché c'è un insieme di cose nel calcio che non va solo in base alle tue caratteristiche, ma soprattutto anche a chi hai di fianco, chi ti allena, come ti allena, come stai mentalmente in quel periodo della stagione. Quindi in quel momento lì, diciamo, era tutto ottimo, è combaciato tutto nel migliore dei modi per noi. Marco, veniamo a te. Sei stato un punto di riferimento del Bari dal 2012 al 2017, collezionando 146 presenze, che sono veramente tante, e segnando 4 reti. Cosa ha rappresentato per te Bari e il Bari? Beh, sicuramente il momento in cui ho fatto il salto, sono diventato giocatore, quello è stato il passaggio da sperare di diventare giocatore a diventarlo, ecco. Quindi sono stati anni importanti, sono stati anni dove sono superate tantissime difficoltà. Mi sarebbe piaciuto vivere Bari in maniera più tranquilla e rilassata, forse, come si potrà vivere da questo momento in poi, però ogni calciatore ha la sua storia, quindi sono contento e felice di quello che ho passato e di quello che ho dato a Bari. Marco, sei andato via dopo 5 anni, scelta inevitabile, qualche rimpianto, qualche sassolino da toglierti dalla scarpa ora che è passato un po' di tempo? Ma diciamo scelta inevitabile da parte mia, perché non pensavo per l'ennesima volta di essere trattato in un certo modo. Quindi dopo tanti anni, e essendo io una persona, credo, di un certo tipo con cui si può parlare e ragionare, non sono stato trattato molto bene, soprattutto da Sogliano in quel ritiro lì, ecco. Quindi ero abbastanza, diciamo, pieno di sopportare certe cose e me ne sono andato. Ho visto, non vedevo fiducia. Non avevo veramente più fiducia, soprattutto a livello societario, che non niente da rimproverare al mister, che anzi grosso nei primi giorni di ritiro comunque aveva fatto anche apprezzamenti nei miei confronti, a livello societario. Tra un po' ne parliamo. Se si parla di Marco Romizzi al Bari, non si può non ricordare quella che era un po' la costante dei tuoi campionati. Non partivi mai tra i potenziali titolari, ma poi lo diventavi col passare delle giornate. Scusa, come te lo sei spiegato questo fenomeno Romizzi al Bari? Ma guarda, questo è un fenomeno che è anche dovuto ai tanti cambiamenti che ogni anno la squadra aveva. Cioè, non si riusciva mai a dare troppa continuità. Infatti io ho avuto continuità quando nelle prime 2 o 3 stagioni si è dato più continuità di progetto con Angelozzi, con Torrente, con più o meno uno stesso gruppo di giocatori. Invece negli anni dopo non è stato possibile. Quindi, esatto. Quindi io lo spiego soprattutto in questo modo. Però poi dopo io ero convinto delle mie capacità, sapevo che ogni anno potevo ritirarmi il mio spazio, e così è stato. Così è stato ogni anno, quindi non ne faccio una colpa a nessuno, però so che quando si prendono dei giocatori nuovi magari hanno maggiore una figlia. Sorta di piccola precedenza nei tuoi confronti. Marco, dopo l'addio al Bari sei passato al Vicenza, e lì hai nuovamente avuto a che fare con una società in difficoltà, anche quella magari un'avventura brutta, finita male per il Vicenza ovviamente. Sì, certo, sì, anche lì pensavo comunque di riaprire un nuovo capitolo della mia vita. Avevo firmato un contratto di 3 anni a Vicenza e ero andato per volermi mettere in gioco, per voler vincere un campionato e ritornare in B a certi livelli. Poi dopo, purtroppo, è andata come è andata, nonostante la sofferenza in campo, mi sono ritrovato svincolato perché diciamo che sono state fatte cose non troppo chiare. Infatti io ancora comunque sono in causa con il Vicenza.
e quindi a luglio dello scorso anno mi sono ritrovato completamente senza squadra. Ora invece dove giochi, Marco? Aggiorniamo un po' i tifosi del Bari. Allora, Milan F, ora gioco al come sta andando il campionato? Ma diciamo che stiamo lottando per la salvezza. C'è una grossa bagarre nella parte medio-bassa della classifica e abbiamo le ultime 5 partite, saranno fondamentali. Tornando a quella partita tra Panibari, a noi piace ricordare insomma la formazione che c'è in campo, siamo un po' nostalgici da questo punto di vista. Il Bari c'è in campo con Guarna, Chiosa, Polenta, Zanon, Calderoni, Romizzi, Gio Silva, Defendi, Scialdone, Galano e Nadarevic. Possiamo dire che a Bari hai trovato dei veri amici? Se non erro vi frequentate ancora? Sì, sicuramente. Infatti quello che è difficile nel calcio è che comunque ti sposti, rischi di spostarti di 6 mesi, di anno, di farti degli amici. Invece le stagioni a Bari me ne sono fatti davvero tanti, con cui mi sento ancora più frequento e siamo presenti l'uno per l'altro in momenti importanti, ecco. Quindi sono contento di quello che sono riuscito a creare a Bari, ecco, certi ragazzi. Nei giorni scorsi è circolato un video di Sabelli, che chiedeva la mano alla sua fidanzata, tutto molto bello. Esatto. Ti volevo chiedere se conosci l'operatore, comunque l'autore del video. Sì, c'era un cameraman molto molto forte che ha lavorato anche per Mediaset. Ah sì? Che ero io praticamente. Raccontaci con l'episodio, molto bello. Niente, praticamente era lì che stava pensando di organizzare questa cosa e aveva bisogno di una mano perché voleva fare l'aeroporto. Mi diceva, ma io vorrei che qualcuno mi fa un video, vorrei che qualcuno mi dà un iPad. E quindi ho detto, io vivo qua a mezz'ora, ci organizziamo e ti aiuto io. E così è andato. Molto, molto l'ho bello. Molto volentieri. Marco, hai parlato di Grosso prima. A Bari sei stato allenato da diversi tecnici. Con chi hai avuto il maggior feeling e con chi meno? Ecco, anche questa è una cosa che comunque a Bari non ci è riuscita a creare più di tanto, perché gli allenatori sono sempre durati poco. Credo che Grosso l'anno scorso è riuscito a finire la stagione, non so dopo quanti anni, a Bari, che un allenatore non riusciva a finire una stagione. Quindi io, a dire la verità, quello con cui mi sono trovato in assoluto meglio è stato Torrente, ma perché è stato anche quello con cui ho lavorato di più. Poi anche con gli altri, con Stellone, con Nicola, ho avuto comunque dei buoni rapporti, però è sempre stato poco tempo per lavorare insieme e questo mi è dispiaciuto. Marco, tu hai vissuto l'era Giancaspro, hai parlato di Sogliano, ti saresti mai aspettato che quel presidente, sappiamo quello che è successo, ti saresti mai aspettato il fallimento del Bari? Ma sinceramente non me lo sarei aspettato in quel momento, però che non era una persona molto chiara l'avevo capito fin dall'inizio, sinceramente. Non mi sembrava una persona molto affidabile. Cosa però, impressioni oppure è successo qualcosa? No, nulla in particolare, però proprio a pelle penso. Ma come non mi convinceva neanche l'arrivo di Papa Resta prima, parliamone chiaro. Cioè, non sono mai stato tranquillo in quei momenti lì a livello diciamo economico, perché non vedevo una grossa stabilità, ecco, dietro la società. Però ecco, dopo come era finita la stagione, comunque la squadra che è arrivata vicina ai playoff, tutto quanto, non credevo che 20 giorni dopo sarebbe successo tutto quello che è successo, ecco. Con una squadra che andava in ritiro senza sicurezze, certezze, cosa assurda. Marco, ti chiedo, torneresti al Bari magari l'anno prossimo in Serie C? Questa è una domanda inutile da farmi in questo momento, perché credo che la risposta sia più che scontata. Io sto facendo il campionato di Lega Pro, quindi sicuramente. No, guarda, io non la do tanto per scontata, perché comunque hai detto che sei andato via, ok, altre società, tutto quello che giustamente hai rilevato, però non mi aspettavo il sì certissimo, devo essere sincero. No, ma io magari non è tutto un ciclo chiuso, non lo so, pensavo. No, io l'avevo considerato chiuso, ma soprattutto a livello di, perché non sopportavo più continui cambiamenti ogni anno tra direttori, allenatori, presidenze. Cioè volevo credere in un progetto che si portasse avanti per più anni, che poi non mi è andata così a Vicenza, anzi è finito dopo un anno. Diciamo però che il fatto comunque che a Bari sia arrivato da una famiglia così importante, da questo punto
da questo punto di vista mi fa stare tranquillo. Diciamo che avevi chiuso con l'improvvisazione targata a Bari, esatto, non con bravo, Bari diciamo città, così. Non con Bari... Esatto, assolutamente. Perfetto. No. Stai seguendo un po' il campionato del Bari, qualche risultato? Sì, qualcosa? Sì, ho seguito quando potevo, quando giocavo di sabato, seguivo anche le partite su DAZN qualche volta, quando riuscivo a guardarle. E anche perché sono un paio di ex compagni, quindi li seguo volentieri, ogni tanto li scrivo, li sento. Tipo? Chi c'è ancora? Soprattutto con Di Cesare. Ah, Di Cesare, giusto, esatto. Sì. Senti, tu giochi in Serie C, hai visto il Bari all'Opera, secondo te è una squadra che potrebbe far bene anche in Serie C oppure c'è bisogno di qualche... Ma guarda, questo non lo so, dico la verità. Il campionato di Serie D ad oggi, soprattutto in certe squadre, non lo reputo inferiore a quello di Lega Pro, anzi. Anche perché ci sono squadre che a livello economico possono permettersi molto di più in Serie D che in Serie C, e quindi attirare giocatori anche più forti, così come poi è riuscito a fare anche il Bari. Quindi è una squadra che secondo me può far bene anche in Serie C sicuramente, però avrà bisogno dei suoi best, secondo me non si accontenterà di fare una Serie C tranquilla, ecco. Secondo me il presidente vorrà fare una Serie C non da stravincere, ma quasi da stravincere. Questo per me magari i giocatori anche quasi da Serie B. È riuscito a portarli in Serie D alcuni giocatori da Serie B senza gli stipendi, con i vincoli che ci sono. Tu dici giustamente Serie C, che questi vincoli non ci sono, figuriamoci. Esatto. Marco, ti chiedo che rapporto avevi con la tifoseria del Bari. Immagino tu, insomma, ci saranno tanti amici che hai lasciato a Bari, e poi cosa vorresti dire ai tifosi del Bari che ti stanno ascoltando? Guarda, io a Bari sì, ho lasciato diversi amici, ogni anno torno, soprattutto nel periodo estivo, a salutarli, a passare qualche giornata insieme, a farmi qualche bel pranzo, vengo sempre con molto piacere. E ai tifosi, niente, voglio dire che secondo me è giusto che dopo tanti anni di sofferenza iniziano a levarsi delle soddisfazioni e a festeggiare questa prima promozione, che sia l'inizio di una lunga serie di promozioni. Infine, Marco, come facciamo al termine di ogni intervista, passiamo al test di dialetto barese. Ecco. Sei stato tanti anni a Bari, quindi non mi puoi dire come fa qualche tuo compagno. No, non ricordo, sono stato poco. Sei stato tanti anni, 5 anni, quindi qualche parola, qualche frase te la ricordi. Anzi, la sai. Sì. Esempio? Te la sei cavata, vabbè, dai, pensavo peggio. Perfetto, Marco, allora noi ti aspettiamo di festa promozione in Serie C, e poi magari chissà se le strade di Romizzi e del Bari si potranno ricongiungere in magari, futuro. Dai. Grazie a Marco Romizzi e bocca al lupo per il campionato con l'Albino Leffe. Grazie, grazie mille. Grazie. Tanto non capirai. E questo Marco Romizzi, simpaticissimo, e poi un ragazzo che non le manda a dire, insomma, Luca, lui l'ha detto chiaro e tondo: sono andato via perché non ne potevo più delle incertezze societarie del Bari. Mi sarebbe tanto piaciuto vivere quello che stanno vivendo i calciatori di questo Bari, quindi una società tranquilla, staff tecnico diciamo abbastanza certo. Invece lui ha detto: cambiavamo sempre allenatore, presidente, io non ne potevo più. E poi alla fine Sogliano mi ha trattato male e ho deciso di andare via. Che giocatore era Romizzi? Ti piaceva? Ah sì, Romizzi era un calciatore che mi piaceva, tant'è che una delle maglie del Bari che ho è proprio con il suo nome, quindi un giocatore che stimavo tantissimo, che magari, ecco, era un giocatore comunque da Serie B, non lo avrei visto proiettato in un campionato superiore. Credo che, ecco, lui sia uno di quelli che ha vissuto forse sicuramente il momento più bello con la stagione fallimentare, ma anche tanti momenti difficili di una gestione societaria del tutto sciagurata. Tornando alla partita che abbiamo rivissuto, quel Trapani-Bari 3-4, ti chiedo se te la ricordi. Marco ha detto una cosa interessante. Lui dice non pensavamo alla Serie A, ma non pensavamo neanche al fallimento, pensavamo soltanto a divertirci, perché in quel momento lì, se iniziavamo a pensare, insomma, sarebbe stata molto molto dura. Pensavamo soltanto a giocare e divertirci, né alle cose belle e né alle cose brutte.
Beh sì, una partita che ricordo benissimo, una partita che vidi con il mio solito gruppo di amici a casa, davvero tantissime emozioni, chiaramente una partita che partì male, ma che già nel primo tempo insomma il Bari riuscì a ribaltare alla grandissima in maniera assolutamente meritata, quindi onore a Romizzi, autore di un gran bel gol, così come a tutti gli altri protagonisti di quel match e di quella stagione. E Romizzi, che parlando dei presidenti che ha avuto a Bari, ha detto: Giancaspro non mi ha mai convinto, non era una persona affidabile. Stesso discorso per Paparesta, non notavo una sicurezza economica. Quindi Luca, poi di conseguenza anche i giocatori, sai, se dall'inizio riescono a carpire, riescono a capire che queste società non sono solide, poi immagina che campionati fanno, l'abbiamo pure visto. Ma assolutamente, assolutamente, è importante, ecco, avere diciamo delle certezze, perlomeno avere una dose, ecco, di fiducia all'interno della società, tra staff, società, giocatori. Devo dire che tra i due personalmente nutrivo più fiducia in Giancaspro che in Paparesta, nel senso che tra i due quello che mi sembrava bleffasse di più era proprio Paparesta, che evidentemente insomma contava, ecco, anche su appoggi diversi da quelli che poi effettivamente ha avuto, mentre su Giancaspro, ecco, ovviamente mi sono dovuto ricredere pesantemente. Semplicemente Paparesta era facilmente sgamabile, diciamo, invece Giancaspro era molto molto più furbo, molto molto più abile. Era anche più ermetico, molto più furbo. Paparesta, insomma, bastava guardare in faccia per capire. Giancaspro no, Giancaspro molto molto più furbo. Tornando a Romizzi, ci ha svelato quello che si era capito, è stato lui l'autore del video di Sabelli, che sicuramente avrei visto il video all'aeroporto, quando quindi ha svelato un po' come in retroscena di quel video. E Marco, che quando gli ho fatto la domanda: ma a Bari torneresti? Lui mi ha risposto: non mi devi neanche fare la domanda, quindi tornerebbe subito a piedi. Un Romizzi in Serie C io penso che farebbe sempre, sarebbe comunque molto molto utile. Ma è un giocatore sì che farebbe comodo, è nell'età più importante della sua carriera, nel pieno della sua maturità calcistica. Credo che uno come lui, per caratteristiche, possa sposarsi alla grande in una squadra che ha voglia di fare un campionato di vertice. Chissà se Marco lo rivedremo a Bari. Lui ha detto: io ho chiuso con non con Bari e con il Bari, ho chiuso con quell'improvvisazione, con quel modo di fare calcio che non mi piaceva, ma una società, chi direbbe di no ovviamente, ad una società guidata dai De Laurenti. Per quest'oggi e per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento domani. Ciao Nicola, grazie a te, un saluto a tutti i tifosi del Bari. Rinnovo quindi l'appuntamento per domani, sempre alle ore 14, con Tanto non capirai, focus sempre nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.